Una chiesa, impensabili le dimensioni per gli archeologi che l'hanno vista riaffiorare, 20 metri per 8, uno scavo archeologico, quello portato alla luce nell'Alto Lazio, territorio di Soriano nel Cimino, sbucato da un passato molto lontano, desecretato in esclusiva all'ADN Cronos dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Intatta tutta la cinta muraria, anche una necropoli con tombe antropomorfe, ossia con l'incavo per la testa, già rinvenuta nella stessa area ma nel sito di Pietramara a Bassano in Teverina. E ancora scheletri che testimoniano condizioni di vita difficili e sepolture romaniche. Questo è lo scavo di San Valentino. Queste sono le tombe legate alla chiesa romanica di XI-XII secolo e sono molto importanti perché le troviamo in rapporto di posteriorità, quindi più recenti rispetto alle tombe all'Ocet, ma sono meno antiche di strutture murarie come quelle che sono costruite proprio riutilizzando i sarcofagi come elementi di fondazione. Quindi abbiamo numerose fasi di vita di questo sito che è molto complesso da interpretare. Una piccola altura tra boschi di quercia sfiorata da un vento leggero che ci fa capire in parte com'era la vita nell'anno 1000. Le analisi antropologiche su un individuo rinvenuto in giacitura primaria ci hanno consentito di capire che queste persone praticavano lavori manuali molto pesanti, avevano un'alimentazione molto squilibrata e soprattutto praticavano anche lavori che richiedevano l'utilizzo dei denti, quindi stiamo cercando di risalire anche a questo, studiando anche gli altri campioni antropologici che abbiamo prelevato nel corso di queste campagne. Area questa compresa in una zona dei Monti Cimini caratterizzata da colline che si interpongono ai Monti Sant'Antonio, Turello e Roccaltia, e qui la chiesa romanica, edificata però sopra qualcos'altro, una vera e propria rifondazione di una preesistente chiesa di cui restano solo labili tracce. Un edificio di culto databile al XII secolo che però lo scavo ha messo in evidenza essere rifondato su un edificio di culto ancora più antico, databile tra il VII e il IX secolo, di cui è stata rinvenuta anche l'epigrafe dedicatoria. Lo scavo partito nel 2015 ha permesso di scoprire questo straordinario edificio che conserva ancora le sue strutture murarie per oltre un metro. Pregevole la tecnica di lavorazione e il repertorio ornamentale. Un esempio della maestosità dell'edificio romanico. Viene proprio dalla soglia, dal rinvenimento di questo materiale architettonico ancora in situ, ancora in posto, realizzato con grande cura, che ci va ad indicare proprio l'importanza della committenza. Ci sono delle figure, ci sono delle rappresentazioni che in realtà richiamano criteri ben precisi anche a livello cronologico, ma su questo appunto è un tema molto vasto sul quale stiamo cercando di essere il più precisi possibile nell'attribuire una cronologia, anche perché per noi è molto importante per comprendere appunto la cronologia esatta dell'edificio. Tantissimi reperti trovati, dalle fibule alle monete, tutti trasferiti in tempo reale nel Museo Archeologico dell'Agro Cimino, mentre quelli più pesanti sono ancora oggetto di studio nello scavo, come la pesante macina che abbiamo trovato a ridosso dell'edificio, e poi le pestarole, vasche scavate nella pietra a scopo produttivo, tutte con canali di scolo di varie forme, utilizzate per i lavori stagionali legati alla produzione agricolo-contadina. Ci si pestavano cereali, ci si faceva il vino. Ma questo non è ancora tutto. Altre campagne di scavo stanno andando avanti alla ricerca di tesori nascosti in un territorio misterioso, poco conosciuto, che cela ancora chissà cosa.